Il Nicaragua interrompe rapporti diplomatici con Taiwan. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Denis Moncada Colindres. Il governo della Repubblica di Nicaragua declara che riconosce che nel mondo solo esiste una sola Cina. Il governo della Repubblica del Nicaragua dichiara di riconoscere che esiste una sola Cina nel mondo, che la Repubblica Popolare Cinese è l'unico governo legittimo che rappresenta tutta la Cina e che Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese, ha detto. Il governo della Repubblica del Nicaragua rompe le relazioni diplomatiche con Taiwan a partire da oggi. Poche ore dopo, il governo cinese ha comunicato l'avvio ufficiale delle relazioni diplomatiche con il Nicaragua. L'annuncio è stato accolto con gioia dalla Cina, che cerca di mantenere Taiwan isolata sulla scena mondiale, ed è arrivato proprio in concomitanza con il summit per la democrazia organizzato dagli Stati Uniti, a cui era invitata Taiwan, ma esclusa la Cina, così come la Russia. Il Dipartimento di Stato americano, infatti, ha invitato i paesi democratici ad aumentare i legami con Taiwan. E Taiwan ha criticato la decisione del Nicaragua, governato dal 2007 dal presidente autoritario Daniel Ortega. Joan Hu, portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Taiwan. As a responsible member of the international community, Taiwan has the right to conduct exchanges and develop diplomatic relations with other nations. Come membro responsabile della comunità internazionale, Taiwan ha il diritto di condurre scambi e sviluppare relazioni diplomatiche con altre nazioni. Il governo di Taiwan continuerà a promuovere una diplomazia volta a espandere la partecipazione internazionale di Taiwan. Taipei vede così ridursi a 14 il numero dei paesi con cui ha rapporti diplomatici ufficiali, e tra questi c'è anche il Vaticano.